Preparatevi alle forti emozioni. Io verrò in mezzo a voi a godere lo spettacolo. Roberta Cappelletti.
emozione davvero. Sono molto emozionata, faccio questo mestiere da tanti anni, ma queste serate sono davvero straordinarie, anche perché questa canzone nacque nel momento in cui io ho creato la mia prima orchestra. 30 anni di attività, 13 dicembre 1994, studio Zeta di Caravaggio, tutto pieno, migliaia di persone, era il boom del ballo, il boom del liscio, il boom veramente del nostro mondo, del nostro settore, del nostro lavoro. E sono ancora qui, con quell'entusiasmo di allora, di questi 20 anni che ci accompagnano sempre, perché la musica ha davvero questa grande forza. Voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Omar, Anna Maria, Malanotte, voglio ringraziare qua tutta la parte tecnica perché mi danno questo supporto, senza la mia orchestra mi sento un po' naturalmente un po' spaesata, però qua siamo veramente in buone mani. Una canzone che voglio dedicare a tutti voi perché ho scritto molte volte e mi dimentico, ma scrivo questi testi. Questa canzone è La voce del mare, che porta messaggi di pace e d'amore. Tutte le vacanze che facciamo da allora, dalle belle crociere, i villaggi bellissimi di tutta Italia. Quest'anno siamo in Puglia, in questa baia meravigliosa. Ringrazio il direttore e tutto lo staff, e La voce del mare porta sempre messaggi di pace e d'amore. Prego. Oh,
Ragazzi, ogni canzone sicuramente porta grande emozione. Io ho perso il mio leggio perché devo seguire un po' la scaletta, perché Carmine sta facendo un grande lavoro e ti ringrazio davvero per la grande disponibilità. C'è una canzone d'autore, credo. È una canzone che ha scritto per me il grande Valsilio, che è l'autore della canzone La solitudine di Laura Pausini. È un autore romagnolo, ha scritto dei brani meravigliosi. Non lo neghiamo, questo brano fu presentato a Sanremo, cioè perché doveva essere selezionato, ma poi sapete che dietro a questi grandi programmi ci sono tanti giri, ma sicuramente così un po' dappertutto. Questa canzone, dov'è Gian Filippo? Se mi porti il giro mi fai una cortesia. Questa canzone è molto particolare, è un testo stupendo e la canzone ha per titolo così, una canzone pop un po' particolare che ha per titolo Come grano al vento. Grazie. Di attività. Quest'altra canzone, perché le collaborazioni
canzoni per me sono straordinarie, perché attingi l'energia degli autori, delle persone che ti propongono queste canzoni. Questa canzone mi ha portato sul podio del Microfono d'Oro. Sapete che ci sono stati questi eventi straordinari con tutti gli interpreti appunto del mondo del ballo. L'ha scritta per me Pietro Galassi e la canzone ha per titolo Tornerà. Grazie. Oggi anche il sole non ha, lo
lo stesso calore. E i miei occhi non hanno forse lo stesso blu.
Bene, bene, ritorniamo. Va per tutti voi. Intanto, come vedete, ho acceso le quattro frecce, perché con tutti questi tornanti rischiavo di perdermi. E no, sto scherzando. Chi è che dice sempre, ho messo le ciabatte da camera stasera così per arrivare là, mi vedono tutti. Siete stupendi, davvero. Grazie per questo affetto che mi regalate. Grazie. La canzone che vado a presentarvi è un grande classico, ormai fa parte dei miei cavalli di battaglia, perché è la storia di una grande donna che fu Evita Duarte Perón, che per il suo popolo cercò di dare il meglio. In questa versione italiana davvero molto efficace per raccontare questa storia in musica per tutti voi. Prego Carmine, grazie. Voi non sapete i destini.
Adesso ho scelto una delle baciate più romantiche in assoluto, che eseguo sempre nelle mie serate. In modo particolare, Raffaella, a te e tutta la compagnia, perché ogni qualvolta vieni nelle mie serate, me la richiedi, ma non solo tu, perché è una canzone che comunque arriva nel cuore, anche i miei amici di Riccione, tutti i miei amici che mi seguono sempre, tutti i miei fanster, questa canzone a tutti voi. È una baciata, sicuramente una delle più romantiche, e l'ultimo pezzo che io ho tradotto in italiano per dare un senso maggiore a questa baciata, a questa canzone che ha per titolo Así fue. Love.
calore. Adesso, signori cari, questa canzone, che è la più popolare che mi appartiene, racconta l'Italia di una volta, quando andava peggio, ma sicuramente andava meglio. Chi mi conosce sa benissimo, ormai voi lo sapete tutti, una papparella che non finisce più, ma questi signori che non lo sanno, faccio parte di una famiglia molto semplice e numerosa. La mia mamma Dolly, la Dolores, che grazie a Dio è ancora in vita, ha 92 anni e fa la spoglia con il cialur, come lo chiama, il mattarello ancora, capito? Allora, da giovane mia mamma faceva la sarta, il mio babbo Adriano che in cielo faceva il falegname, ma non erano Giuseppe e Maria, perché hanno fatto 6 figli di Massi Fiulia fa. Perché? Mio babbo lavorava all'estero e non c'è mai mancato nulla, però non c'era ancora internet e tutte queste robe, quindi lui tornava dopo 10-12 mesi, i primi 3 figli che siamo nati uno tacalato, i primi 3. Dopo è arrivato internet, la televisione per tanti pollici, capito? E gli altri sono nati dopo. Questa canzone, perché io da giovanissima volevo già andare alle serie di canto, mi volevo comprare le scarpe, non queste. Cosa facevo per guadagnare i soldi? Andavo a fare la commessa nella bottega dell'Edina di Predappio, che è il mio paese natale, Predappio, nei paesi di una volta, dove c'era tutto, la bottega, c'era la macelleria, c'era il formaggio, noi avevamo anche le pompe funebri, in cosa? Veniva a fare la spesa con quel benedetto libretto delle spese e pagarle a fine mese era un gran lusso, perché la famiglia vuol dire che andava bene, che c'era il lavoro per tutti. Adesso tutti in cassa integrazione, speriamo di arrivare alla pensione. Abbiamo la bottega della Capetti! Serve cambiato, ma è ancora quello.
ragazzi. Da parte del mio fan club della Romagna, Claudio presenta tutti. Mamma mia, che spettacolo! Grazie davvero, non ho parole. Mi emozionate tanto, guardate che Madonna, anche perché la rosa rossa è il mio fiore preferito e sono stupendi. Qui c'è un biglietto, giusto? Lo leggo dopo, lo leggo adesso. Io direi che adesso sono emozionato, lo leggo. No, prima devo aprirlo, che voglia te, l'hanno tutto segregato, tutto controllato. Dopo lo leggo, dai. Perché adesso prima di passare, dammi una mano a te. No, perché volevo anche dire, intanto grazie davvero perché è un gesto di grande stima, di grande ammirazione, ma soprattutto di quel rapporto sincero che ci lega, perché come la mia orchestra che è nata 30 anni fa e questi fan club straordinari rappresentati come quelli di Anna Maria, come quelli di Omar, il mio primo fan club nacque proprio a San Martino in Rio, Reggio Emilia, poi in Romagna, quasi subito un anno dopo che è partita la mia orchestra, e hanno fatto tanti chilometri, però insomma gli anni sono tanti e quindi adesso prendono l'aereo, vengono in vacanza, così c'è il pullman che li porta vicino a Roberta. Ma la cosa, no, siccome adesso volevo anche sdrammatizzare perché ho fatto tante canzoni importanti, ma c'è questo lato mio che è così molto spontaneo, e allora alcuni che non mi conoscevano hanno detto: ma guarda un po', che vedo la cappelletica stasera, da vicino vicino, in carne roscia, più carne che roscia. Poi vedo, ma lo sa Roberta che noi la vediamo sempre in TV, è molto meglio dal vivo, molto meglio dal vivo che dal morto, del mio Allora, siccome a tavola, Anna Maria, infatti tu parlavi di certe cose, e mi è venuto in mente, siccome oggi pioveva, avete un ombrellino lì in giro che è un mattino lì. Se questo, Madonna, quanto male che cos'è la saga di quella? Dopo lo leggo, sì. Allora, adesso sono partito, esatto. Allora c'è questo giovanotto che non ha l'amorosa, non ha l'amorosa. Cioè, noi diciamo le zitè, come dite qua, un ebodenite, hai capito? Allora, io spero che un po' di dialetto lo capiate, tanto battuta mi scappa. Allora dice la mamma: guarda, tu vai a ballare e vedrai che ti troverai l'amorosa. E allora lui si fa convincere dalla mamma, decide di andare a ballare. Ma capita in una giornata di pioggia come oggi, un'acqua. E allora dice alla mamma: guarda amore, figliolo, vai a ballare lo stesso, ti presto l'ombrellino che tengo nella borsa. Poco spazio e buon uso. Dove lo mandiamo a ballare? Qual è il locale che voi frequentate più di lì? Facciamo di qua, perché noi in Romagna abbiamo poca roba, ma di locale, c'è rimasto la casa di Rio. Dove lo mandiamo a ballare? Dove andate sempre a ballare, donna? Qual è? Il Brooklyn. Oh, il Brooklyn, voi mi dai il Brooklyn, eh? Allora arriva il Brooklyn, sto ragazzo con l'ombrello, lui non lo sa mica che c'è quella roba dove devi mettere tutto quanto, arriva con sto ombrello, non sa dove metterlo, dove lo mette? Nei pantaloni. Mette l'ombrellino lì, entra il Brooklyn pieno di gente, modelle belle donne. Ma penso un po' che fatalità, quella sera non c'era l'orchestra della Cappelletti, che non c'è mai nata, che sta suonando un tango. Allora questo ragazzo con l'ombrellino chiede di ballare una bella signora così, lo sapete com'è il tango, stringi, la signora la fa caffè, la signora, tutte emozionate, lui tanto continua a ballare, col suo ombrellino così, stringi, la signora fa: giovanotto, io le devo fare i miei complimenti, perché lei è molto, molto dotato. Ah, signora, guardi che non piove mica tutte le sere, ne approfitti, eh? Adesso avete cascato la roba, ragazzi, qua non si canta quasi più, finiamo dopo per una, cambiamo programma, Pierassa viene qua, perché c'è un anche si va a Pierassa, va benissimo, mettete una sedia qui, mettetevi a sedere, perché, dopo vi dico perché, c'è un signore che tutti i giovani, scusate se vado un po' in là, c'è un signore, Roberto, che tutti i giorni, ma tutti i giorni si sveglia
che è in erezione. Tanto è culo l'erezione, dico. E allora la moglie è preoccupata, cioè qui bisogna che andiamo da un urologo, voglio fare una visita, qualcosa. E naturalmente prendono la prenotazione nell'ambulatorio e ci fermiamo la mattina alle 7:30. Datemi una sedia anche un altro. Mattina 7:30, la sedia, grazie, sì, va bene, che dico, poco bene. Allora, sono tutti qui a sedere nell'ambulatorio, uno alla prostata, quell'altro c'è una coccia, questa stretta, uno aspetta il suo turno, hai capito? Allora, a un certo punto, la dottoressa mi chiama, venga, venga! Allora arriva, facciamo bene, mi viene il sistema di fondo, perché non sta lì, no? Venga, venga! Allora solo che entra in ambulatorio non c'è un urologo, c'è un rugolesso, una donna, un imbarazzo totale, ragazzi, messo così, tutte le mattine. E allora lui, un po' imbarazzato, stai lì, che tanto non sei te, capito? C'è una dottoressa, un imbarazzo, mi guardi tutte le mattine, non so come fare. Lei, dottoressa, che cosa mi darebbe? Lei lo guarda per bene, sguardi, io le darei vitto, alloggio e 1.000 euro al mese. Mettiamo qui, te mi fatti il cameriere, sì, allora, arrivano in questo ristorante, arriva un signore che fa un controllo, si siede al tavolo, naturalmente, e arriva il cameriere con un tovagliolo, fai il cameriere, vieni. Metti il tovagliolo intorno al braccio, perché così no, ecco, sanno, così no. Arrivi il cameriere e io sono il signore Fabio. Allora, guardi, vuole il menù? No, il menù non lo voglio perché sono campione mondiale di fiuto. Come? Certo, lei mi vada e mi porti, tienimi questo, e mi porti un cucchiaio. Te vai, portami, vai, dal cucino, portami un cucchiaio. Allora lui comincia a fare. Sono campione mondiale di fiuto e fa caffè. Dunque, aspetta che devono vedere anche loro. Allora, nel menù avete cappelletti in brodo, cappelletti col brodo di capone, poi avete lasagne al forno e passatelli, rucola e grana. E non fa. Cosa desideri? Va bene, cappelletti in brodo. Vai, porta i capelli, va di là nella cucina e dice, ma cappelletta, c'è uno di là che dice che è campione mondiale di fiuto? Beh, non hai indovinato tutto quello che c'è nel menù? Adesso è a posto. Allora lui torna, il cameriere fa, cosa vuole di secondo? Di secondo. Le porti uno? No, lei mi porta una forchetta. Perché io sono campione mondiale di fiuto, metta lei. E allora è da caffè. Allora, nel menù avete pollo arrosto con olive. Poi avete scaloppine ai funghi porcini. Ah, poi avete
avete anche del pranzino al forno. Il cameriere: ma come faccio a avere queste qua? Cosa desidera? Mi porta un pranzino al forno. Porta il pranzino al forno. Questo qui seccato di stress lo vogliamo fregare. Campione mondiale di fiuto questo qui. Dammi cucciolette. E allora aspetta, va di là in cucina perché è il momento dei dolci. Vai in cucina dalla cuoca e dice: adesso al mitano apposta il canè, campione mondiale di fiuto. Va, aspetta, mi metto qua che dovete vedere tutti questo. E dice con la cuoca: uè, da una bella passadina. Al cucchiaino, che adesso questo qui lo mettiamo a posto noi. Poi questo qui arriva, porta il cucchiaino, e allora il dolce cos'ha? Dammi il cucchiaino che te lo dico. E fa caffè. Sa che cosa sarà, metto la faccia, tant'anni di attività, mi convincono.
Scelgo questa canzone e devo dire che mi ha accompagnato la mia mamma Dolly, che quando è arrivata su perché alla Rai nella mensa si mangiava malissimo. E allora arriva la mia mamma, perché che non capisce il dialetto romagnolo, aveva due scortole. In una aveva la piadina e nell'altra aveva la ciambella. Ha conquistato tutti. E l'Antonellina Clerici, mi raccomando, mamma mia! E questa canzone che ho scelto, la voglio dedicare a tutti voi, è una canzone molto intima, perché oggi comunichiamo solo attraverso WhatsApp, Internet, Messenger. Ma ragazzi, quando scrivevamo le nostre lettere, queste lettere con la nostra calligrafia, che denotavano la nostra personalità, il nostro sentimento, una lettera rimane. Guido, te la dedico, ma a tutti voi, questa canzone che mi emoziona sempre, che fa così, vai. Ma rovi il sogno di te, adesso ti amo.
Vicino Omar, è la tua canzone che hai regalato a me, perché questa è un'altra canzone molto intima, profonda, che ho cantato per la prima volta nella scorsa vacanza. È fantastica, anche questo è un testo profondo e non a caso questo testo per titolo Anna Maria, notte profonda, con tutti i miei testi. Ah.
Antonino. Mamma mia, emozione teatrale questa sera. Occhi lucidi, perché queste canzoni devono avere questa forza, arrivare nel cuore di ognuno di noi, perché i ricordi fanno solo bene, anche se a volte naturalmente c'è tanta tristezza, però noi siamo qui proprio per regalarvi questa leggerezza. E non so se è il caso di finire, che ore sono ragazzi, perché vogliamo farli ballare, eh? Sì, è ora, vai. Soddisfazione, ma soprattutto di realizzarti
perché questo è importante, realizzare. Detto questo, poi le altre canzoni le faremo, abbiamo una settimana insieme. Io dico grazie di esistere, la vostra amica Roberta e Tonino Duè. Tonino! Grande papà della Anna Maria, grande uomo, gli vogliamo un mondo di bene. Io dico sempre, di solito, no? Buonanotte, buonanotte.